Mi è comparso il timer di quanto posso registrare, solo manco un'ora. Bentornati, bentornati piselli di mamma, bentornati in un nuovo video. Posso partire? Dai, che è iniziata la serie A! Po, 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 basta, sta parte cringe. Torino 1, Atalanta 1. Allora, alzi la mano chi cavolo si aspettava una partita così. Io mi aspettavo la vittoria secca dell'Atalanta. Invece il Toro sta dimostrando di avere le palle. Posso dire, come ho detto, che il Manchester City sta dimostrando veramente di avercele le palle, di essersele tagliate dopo la sconfitta contro il Chelsea. Lo sta dimostrando anche il Torino come il suo allenatore, perché fatemelo dire che Juric ha le palle di dire tutto. Ma veramente sono scioccato, perché il Torino non me l'aspettavo che avrebbe fatto così bene. Io ho pensato che magari avrebbe dato il filo da torcere, però non addirittura rischiare di fare il 2-1. Fino a un attimo fa l'ha sfiorato Simonino Verdi, che è in cerca di riscatto. Infatti non so se avete seguito, ma potrebbe esserci una trattativa a scambio Orsolini per Verdi, che tornerebbe al Bologna. Ma se Verdi gioca così, allora Verdi lo prendo tutto, cioè c'è un fantallenatore, alcuni fantallenatori che lo prendo. Poi si vogliono suicidare a fine anno, perché fa veramente schifo, ragazzi. Cioè, secondo me Verdi, da quando se n'è andato, è andato a Napoli, si è, non dico ovviamente rovinato la carriera, però veramente ha fatto un passo indietro, perché innanzitutto aveva rifiutato perché non avrebbe giocato, e poi invece è andato a Napoli. Deve essere che stato troppo affascinato dal suo fascino, scusate il gioco di parole, e è andato a Napoli e ha fallito. Adesso 4 minuti di recupero. L'Atalanta, non dico che mi ha deluso, l'ha sbloccata subito con Muriel, poi si è sbloccata subito e si è aperta subito anche l'altra gara, Lazio-Empoli, in cui l'Empoli ha sbloccato subito al quinto minuto, se non sbaglio. Poi è arrivato il pareggio di Milinkovic e tutto il primo tempo è arrivato anche il secondo e il terzo gol che hanno messo la squadra di Sarri davanti. Io veramente, ragazzi, vedo molto bene la squadra di Sarri. Però adesso concentriamoci su questa partita, perché ricordiamo, ha segnato il Gallo Belotti e Luis Muriel. Belotti, che non giocava neanche da titolare, e probabilmente in questa partita è ciò che inizialmente, fino al 70esimo, si è sentito mancare al Torino, una punta, perché Sanabria, ok, si può adattare in prima punta, ma non è veramente una prima punta. L'abbiamo visto a Roma e lo stiamo vedendo qua a Torino. Non è una vera prima punta, è più che altro un falso 9 barra trequartista. Non può fare la punta, e oggi è ciò che è mancato veramente al Torino per, secondo me, poter vincere, perché negli ultimi minuti l'Atalanta è andata nel pallone. Secondo me deve cercare adesso di difendersi per farcela. Adesso palla di nuovo nei piedi del Torino, che allarga. Simone Verdi poi ha fatto un tiro a giro, di poco non entrava. Intanto qua in velocità Singo, se non sbaglio, attenzione! Palla che adesso va Musso. Musso ha fatto un po' il pazzo, devo dire la verità, ha fatto un po' il pazzo Musso. Però attenzione all'Atalanta, che adesso riparte, pallone gestito, Pasalic, il pallone allargato per Meile, il cross in mezzo, ancora la deviazione, palla dell'Atalanta, attenzione, il pallone, il gol dell'Atalanta con il numero 99, ancora Atalanta 2, Torino 1, ha segnato Piccoli. Piccoli fa il gol, clamoroso, beffa finale per il Torino, che ne prende un altro. Piccoli, mamma mia, al 92esimo, 2-1 Atalanta, 2-1 Atalanta, mamma mia, signori, che cosa stiamo vedendo? Subito, grande spettacolo, la prima di Serie A. Vediamo qua, è scivolato proprio il giocatore dell'Atalanta, se non sbaglio Pasalic, che ha servito un assist
veramente miracoloso vedendo la sua posizione, era per terra, aveva messo per terra Izzo e poi qua la difesa da parte di Rodriguez è inesistente perché rimane fermo, Buongiorno non riesce a prenderla e Rodriguez fa un passo, singolo, un po' nulla, è veramente assurda la sua difesa, assurda e scandalosa quella è Rodriguez, purtroppo ci fanno vedere il culo di Lovato e poi c'è il gol da parte di Piccoli, penso che si andrà anche oltre. Clamoroso in questa prima giornata. Adesso tutti all'attacco, si può vedere veramente. Sembra io su FIFA. Adesso lancio a lungo, Vanja Milinkovic-Savic. Attento qua, è 93 e 38 secondi. Palla ancora gestita al Toro. Mamma mia, che calcio! Subito alla prima giornata. Domani vi ricordo, seconda giornata. Poi lo commenteremo anche lunedì. Seconda giornata con match di contorno come Juventus Udinese, l'esordio nostro, e poi c'è, se non sbaglio, Roma Fiorentina. Adesso ancora palla in possesso del Toro, probabilmente si recupereranno anche mezzo minuto, visto che, attenzione, c'è il gallo a terra, il traversone comunque va a vuoto, ma se non sbaglio c'è il gallo Belotti a terra, il gallo Belotti, e a terra Andrea Belotti. A terra Belotti. Rivediamo qua. È surclassato. Surclassato a Palomino. Palomino letteralmente surclassa Belotti. Ancora non è finita la partita. Si andrà avanti probabilmente per l'ultima azione a parte del Toro. Rivediamo un po'. Belotti a terra ha faticato, ragazzi. Ha faticatissimo. Reclama un fallo il gallo per adesso. Sarà palla Atalanta e vediamo se su questo rilancio ci sarà il triplice fischio. Parla l'arbitro con Palomino, parla con Belotti e adesso ci può essere tranquillamente il rilancio da parte di Juan Musso. Gli dice vai e probabilmente adesso sul rilancio ci sarà il triplice fischio. Vediamo un po', parla e non c'è più tempo. Atalanta 2! Che segna a inizio partita con il solito Luis Muriel e poi segna la fine con Piccoli, mentre invece c'è anche il gol da antipasto da parte del Gallo Belotti. Replay intanto qua, palla gestita alla grande da parte di Pasalic che non se la fa rubare. Il passaggio, assist perfetto per Roberto Piccoli che mette il suo sesto centro in carriera in Serie A. In ogni caso, ragazzi. Noi ci vediamo domani con la serie A.